stessa Pette, la pratica massonica si avvale dei simboli per portare avanti i propri lavori in loggia. Oggi ve ne proporrò alcuni tra i più significativi. Cari tutti, sono Emanuela, mi occupo di storia della massoneria. In questo nuovo video vedremo alcuni dei simboli più importanti collegati alla massoneria. Tutto l'insegnamento massonico gravita intorno ai simboli, allo studio e all'interpretazione del linguaggio massonico, ed è questo un patrimonio molto importante dell'istituzione. Partiamo con la squadra e il compasso. Iniziamo con la squadra, che è uno dei simboli massonici più importanti e conosciuti e che trae le sue origini dalla massoneria operativa. Una squadra è effigiata sulla tomba di un maestro massone sepolto a Reims in Francia nel 1263, e questo è solo il primo esempio conosciuto, ne sono seguiti altri. La squadra è costituita da due segmenti, uno orizzontale e l'altro verticale. In essa viene armonizzata l'uguaglianza, che è rappresentata da un altro strumento, la livella, con l'ordine di elevazione, che è rappresentata dal filo a piombo. La squadra simboleggia la giustizia, l'equità, la rettitudine e il dovere. È anche il simbolo dell'equilibrio che il massone deve raggiungere in se stesso in primis e con il mondo che lo circonda. È l'insegna del maestro venerabile. La squadra si accompagna al compasso, che rappresenta le scienze esatte. La sua forma richiama la lettera A, cioè il principio di ogni cosa. È uno degli strumenti di lavoro del terzo grado, quello del maestro. Il compasso è raffigurato in un manoscritto anglosassone datato intorno all'anno 1000 e oggi conservato al British Museum. Nella figura si nota che il compasso è impugnato dal grande architetto dell'universo. È anche il simbolo del rigore con cui devono essere portate avanti le azioni umane. Una curiosità rispetto ai due strumenti. Nel 1873, negli Stati Uniti, un'impresa intendeva usarli come marchio e presentò la richiesta al competente ufficio brevetti, che però negò il marchio dichiarando che esso ha un consolidato significato mistico universalmente riconosciuto. Passiamo adesso alla lettera G. La massoneria si serve di un simbolismo alfabetico molto evocativo. La lettera G per i massoni riveste una grande importanza, per cui il suo significato ha generato una nutrita gamma di interpretazioni. L'uso di lettere sembra sia stata trasmessa alla massoneria dalla tradizione ebraica. La lettera G deriva dalla lettera ebraica Yod. Infatti la G è una traslitterazione di questa lettera. Nella lingua ebraica manca la G dolce e lo Yod è quella più vicina alla G dal punto di vista della fonetica. Nella culla della massoneria speculativa, l'Inghilterra, la valenza simbolica della lettera G è associata solo ai nomi Dio e geometria, invece in Italia viene accostata a diverse parole. Per alcuni è l'iniziale della parola Gloria, riferita al grande architetto dell'universo, per altri invece indica l'iniziale di Dio, sia in inglese che in tedesco, per altri ancora significa geometria, scienza del massone per eccellenza, poi gnosi, genio, generazione, eccetera. L'accostamento alla geometria è uno dei più interessanti. Le prime fonti che vedono la lettera G come simbolo di geometria risalgono al 1525, in una pubblicazione della Geografia di Tolomeo, in cui vi è una raffigurazione della squadra e del compasso con una G centrale. Invece, per quanto riguarda la G nella stella fiammeggiante, pare sia stata utilizzata per differenziare i lavori eseguiti in grado di compagno da quelli in grado di apprendista, sostituendo la squadra con la lettera G. Grazie per aver seguito questo video. Se ti è piaciuto l'argomento, ti prego di mettere un like, di iscriverti al canale YouTube, di cliccare anche sulla campanella delle notifiche in modo da rimanere sempre aggiornato sui video. Grazie! Thank you.